Pensare a una città come Milano, è chiaro che occorre intervenire sui spazi interstiziali, cioè su quello che per certi versi è rimasto. Da lì parte sostanzialmente la sfida, perché rispetto a altre grandi città europee che nei anni buoni, parliamo negli anni 20, negli anni 30, hanno saputo darsi una struttura dello spazio aperto. Pensiamo al Ring di Colonia, pensiamo ai raggi di Amburgo, cioè con una lungimiranza urbanistica senza precedenti, le città mediterranee spesso non ce l'hanno questa, né lungimiranza, ma non hanno neanche avuto questo stimolo urbanistico dovuto dalla industrializzazione così forte. Milano sì. Ma proprio in quanto tutto accelerato, non ha avuto tempo a pensare a una struttura proprio dello spazio aperto. Cioè abbiamo dei parchi, abbiamo i parchi storici, abbiamo i parchi degli anni 60, 70, 80. E poi abbiamo questo grande parco nord, 600 ettari al nord di Milano, che è una sperimentazione fantastica di forestazione urbana, che però non ha fatto figli, cioè è rimasto lì, quando in realtà bastava poco per fare quello del sud, per portare quelli all'ovest, all'est, e per dire il vero, all'ovest è nato poi il Bosco in Città con il Parco delle Cave, un'esperienza unica di Italia nostra. Ecco, tutto ciò ha fatto riflettere che se uno oggi interviene su una città così complessa come Milano, da questo punto di vista, perciò dalla parte morbida, deve per forza di cose mettere insieme quello che ha, ricucire. I raggi verdi sono questo. I raggi verdi sono, ma anche uno strumento di coesione sociale, uno strumento di partecipazione. È un modo come inserire quasi una fiumana umana nella città per intressarsi di una permeabilità. 8 raggi, ciascuno per una circoscrizione, il centro escluso, partono dai bastioni e si congiungono alle cosiddette periferie, che poi periferie non ci sono, alle nuove centralità. Cioè questo hinterland che cresce e cresce e che ha bisogno di connettersi anche verso il centro e verso se stesso. Allora questo ragionare per spazi aperti consente un po' lungimiranza, consente molta pazienza, richiede molta pazienza, ma consente nello stesso tempo anche di promuovere una partecipazione. Questa era l'idea dei raggi verdi nati con l'Associazione di Interesse Metropolitana, cioè di fare le biciclette su, di far vedere le stesse cose con occhi diversi, di vedere dove è possibile e dove non è possibile. Tutto questo è uno sforzo straordinario che difficilmente si può ottenere con mezzi ordinari. E credo che nei anni passati, che a un certo punto si è studiato metro lineare tutto, si è voluto, e questo è un errore, portare troppo veloce una informalità nei ranghi della formalità. E questo non funziona. Allora bisogna fare un passo indietro, oramai la fattibilità c'è, i piani ci sono, adesso mancano le risorse. Ma non è questo il problema. Bisogna di nuovo accendere i fari su questi spazi,